Signori, oggi facciamo la Aegis X che ha preso il visello e quindi, dato che è sua, ve la fa vedere lui. E l'avete vista? Va bene, ciao. Adesso ve la fa vedere. Bene, signori, cosa vi presentiamo oggi? La Aegis X di Geek Vape. Questa fantastica boxettina con uno schermo gigantesco. Scatola classica Geek Vape, nella parte posteriore ovviamente scritto in inglese tutto quello che c'è all'interno della confezione, che comunque vi farò vedere, solite varie scritte c'è, non c'è e così via. Apriamo la confezione e abbiamo la box. Abbiamo un pacchettino dove all'interno cavo USB, micro USB per la ricarica e aggiornamenti vari. Delle spare parts, abbiamo ancora una bustina nera e il libretto di istruzioni basilare un po' in tutte le varie lingue. Qui all'interno della bustina troviamo, non sicuramente dei soldi, bugiardino per quanto riguarda la garanzia, un cartellino che fa pubblicità alla Aegis solo kit e alla Aegis X, che è quella che vi sto presentando, e un cartellino di avvertenze. La box fatta decisamente bene, sia nelle rifiniture e comunque anche nell'assemblaggio, perché devo dire che è molto 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 fatta bene. I materiali ho provato a cercare ma non ho trovato molto, ma credo che comunque ci sia gomma. Questa è tutta parte in gomma, che è quella che dovrebbe andare a ripararla dagli urti, dagli eventuali urti. Credo che sia zinco questo nella parte frontale dove ci sono i tasti, e il display OLED da 2,4 pollici. Le misure della box, se non erro, sono altezza 90 centimetri, millimetri, larghezza 52 e uno spessore o profondità all'incirca sui 30 millimetri più o meno, occhio e croce. Il pin flottante, sì. Ci sono queste 1, 2 viti, 3 e 4, che sono quelle che avete visto prima nelle spare parts, perché se volete potete andare a sostituire questa parte e prenderla in un altro colore e modificare la box. La tazza è incorporata sotto questo pannellino, perché la box è IP68, quindi dovrebbe resistere all'acqua a una profondità di un metro per 30 minuti circa. Resiste alla polvere, come ho detto prima, resiste agli urti. Qui sopra il vano per l'USB. Io non ho provato a inserirla nell'acqua perché non volevo rischiare di rovinare la box. Tasto di apertura per le batterie, 2 18 6 50. Nel fondo vedete da una parte meno, dall'altra più, e si vede anche decisamente nella placchetta della batteria. Chiudiamo e spingiamo su la levettina. 5 click, si accende la box, e prima ovviamente non vi ho detto che comunque c'è tasto fire e più e meno per alzare e abbassare i watt. Subito così vediamo in alto, nella parte alta, l'indicatore dello stato della batteria. Subito sotto c'è la modalità, quindi in questo momento è modalità 1, e cliccando 3 volte, 1, 2, 3, entriamo nel menu, quindi M1, M2, M3, M4 ed M4, basta. Ripremendo un'altra volta andiamo a cambiare il tipo di utilizzo della box, quindi power, modalità
con l'erogazione che la decidete voi come preferite, alzate, abbassate il pre-hit, il bypass, controllo della temperatura in acciaio, Ni 200 e titanio, e un terzo TCR dove potete impostarvelo voi. Ripremendo il tasto Fire andiamo a cambiare Powerful, Soft e Standard per l'erogazione in vari watt. Ripremendo un'altra volta, scendiamo sul valore della resistenza e nel momento in cui avete inserito l'atomizzatore vi permetterà di bloccarla nel caso la usaste in controllo di temperatura, e i puff per azzerarli. Premendo tasto Fire e tasto meno si abbassa la luminosità, premendo il tasto più si alza la luminosità, premendo 1, 2, 3 e stando nel menu e premendo i tasti del più e meno insieme, entrate nel sottomenu dove potete andare a modificare il tema, per esempio, che adesso devo ritornarci, potete modificare il tema, ce ne sono tre, non sono tantissimi. Questo è quello originale che trovate quando accendete la box per la prima volta. A me non dispiaceva questo e ho lasciato questo. Tasto Fire si ritorna indietro. Color, potete andare a modificare i colori, quindi i colori preimpostati, facendoli scorrere andate a modificare il colore per ogni tipo di tema, quindi in ogni tema potete andare a cambiare i colori a seconda di come più preferite, magari abbinandolo al vostro atomizzatore e così via. Vi dice la versione software della box. ABB è il controllo della carica della batteria, perché questa box vi permette di caricare la batteria a 5, le batterie a 5 volt simultaneamente, e il reset auto, off e on. Possiamo, tenendo premuto, tornare indietro e a questo punto andiamo a metterli un atomizzatore sopra e ci vediamo per la prova di svapo con il mio faccione da Kautz. Ok, prima una cosa non ho fatto vedere, la velocità dello scorrimento dei watt è abbastanza veloce. Sei già a zero. Cioè, è abbastanza veloce, diciamo che tenendo premuto sale molto molto velocemente, non è uno Quanti scorrimento watt arriva? 800? Basso. Arriva fino a 200 watt. Ma è poco. È poco? Bisogna arrivare almeno 800. Perché? Ma perché io devo lavorare con questa gente? Perché? E quindi niente, adesso abbasso i watt perché col profile non posso esagerare a 200 watt, però certo. Con questa turbo coil io mi trovo bene a 74 watt e mezzo. Minchia. Provo. Vai, provo. Allora, intanto che tu ce l'hai già da un po', no? Dici la tua, intanto io la provo. Ma devo dire che a me piace. L'unica cosa che non mi piace, ma perché è un gusto personale, è il display così grande, decisamente troppo grande per i miei gusti. Però è bello e descrive bene quella che è la coil, le batterie e tutto il resto. L'ho testata per un paio di settimane circa e tenendo comunque sempre il profile con resistenza da 0,13-0,12 con due batterie 18650, nonostante tutto non sono nuove, sono riuscito a fare due giorni tranquillamente, quindi finché proprio non è arrivata a zero la batteria. Non ho provato a fare la ricarica tramite la box perché preferisco caricare le batterie sempre a parte. Non l'ho detto, ma comunque si sa, ha tutte le varie solite protezioni, 10 secondi, la protezione sulla carica della batteria, la protezione sulla resistenza, ci sono comunque sempre le solite funzioni che ci sono normalmente nelle box elettroniche. A me piace, per il prezzo che ha, devo dire che sulla fascia di prodotti intorno a questo prezzo, secondo me
al momento è la migliore, o comunque può essere stata la migliore del 2019 perché è uscita l'anno scorso. Come peso, non l'ho detto, ma è 170 grammi senza batterie, con le batterie 220 grammi, se non mi ricordo male, una cosa del genere. È pesante, ma non è pesante. Tutto il giorno io non la terrei per andare in giro, ma la userei magari in casa o quando sei a casa di amici, vai in giro a fare la pizzata a casa di amici, te la porti, fai i tuoi bei nuvoloni, ed è veramente veramente un bel prodotto, valida. A me piace come è costruita, è un bel prodotto, bello. Non l'ho detto forse, ma sono sei materiali diversi, non specificano quali. È bella solida, abbastanza gommatina, perché è quasi gommata, con questa cosa militare che sembra quasi pelle, ma non credo che sia pelle. È un simi in pelle. È un bel prodottino fatto bene, secondo me, molto resistente. Poi anche IP68. IP68 resiste all'acqua fino a un metro per polvere. 30 minuti. Resiste alla polvere, agli urti, ovviamente gli urti, tutta la parte della scocca, perché il display non è anti-urto. È un display. Certo. Io a me sono sempre piaciute le Aegis, anche se non ho mai avuta una, mi hanno sempre ispirato. E dopo che ho toccato con mano questo prodotto, io mi sento di consigliarlo, perché è un bel prodotto, bello, mi piace. Sì, sì, per quello che costa sicuramente. A me piace tantissimo per la compattezza, perché comunque sì, è pesante, però comunque è compatta. Buone e mi piace appunto la gommatura che dà questo feedback tattile, gommato. Il touch and feel. E lo schermo cacirro mi piace una cifra. Sì, vabbè, anche sì. Sì, potevano mettere secondo me qualche profilo in più di display. Perché essendocene solo tre, a me di quei tre piace solo questo. Quello originale di quando l'accendete non è un granché. L'altro, quello sembra una placca d'acciaio robotica, non mi fa impazzire. L'unico che a me piace è questo. Poi l'ho abbinato col blu del cap del profile e sta veramente bene. Io la consiglio. Consigliata. La consiglio anch'io, una bella box, brava G-Fape. Bene Giacone, cosa c'hai da dire? Se l'avete provata, dici qualcosa e va bene, ciao.